schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Come già anticipato in live, ecco il video del glitch che vi ho presentato in live. Allora, per fare questo glitch avete bisogno di modalità di puntamento manuale, come nell'altro glitch, e quello che è stato fissato giustamente, e dovrete avere questa situazione. In pratica dovete avere né in posti dispari o pari, come volete voi, una LG RH8 normale. A questo punto andate con il vostro amico in macchina e il vostro amico dovrà fare un bug, sarà il vostro amico a buggarsi. A questo punto il mio amico va su Start Online, cioè su Start, scusate, amici, e fa per unirsi ad un amico in un'altra sessione. Quando il nostro amico ci dirà che starà facendo il recupero dei dettagli della sessione, noi entreremo nello Santos Custom, come sto facendo io. Se volete riferimenti sul bug andate a vedere il video in precedenza. Quando siete in questo punto vi mettete qui dove sono io, contate un 3, 2, 1, e quando avrete contato l'1 il vostro amico poco dopo dovrà premere skip, insomma dovrà skippare il messaggio, premere cerchio per annullare il messaggio della modalità di puntamento. Se vedete che la schermata si bloccherà, il bug starà funzionando. A questo punto scendete dall'auto e il vostro amico passerà al posto di guida. Quindi noi scendiamo dall'auto e vediamo che il nostro amico è passato al posto di guida, ragazzi. Quindi siamo pronti per fare il glitch. Andiamo al pallino azzurro e scambiate per prima cosa le prime due auto, ragazzi. Scambiate le prime due auto e il vostro amico rimarrà buggato. Adesso andiamo a vedere come. E dovete aspettare che ricompaia l'auto dove è il vostro amico. Dopodiché possiamo passare a fare il glitch una volta che è ricomparsa l'auto. Ora è ricomparsa l'auto, quindi andiamo a selezionare le auto e scambiamo la prima con la seconda, e poi la seconda con la terza con la quarta e la quinta con la sesta. Ovviamente se siete veloci, se non siete veloci magari fatene una, due alla volta, poi però quando ci avete preso la mano lo potete fare tranquillamente. A questo punto che cosa dovete fare, ragazzi? Non appena avete scambiato il tutto dovrete scappare subito in un'attività, come vi ho già detto in live, dovete entrare in una gara o creata da voi o creata da Rockstar. Se entrate in una missione non vi sbatterà fuori dal garage, quindi automaticamente mi raccomando entrate in una gara. Quando siete nella gara premete il tasto cerchio per uscire fuori. Allora, se il vostro amico sarà in piedi senza auto, che lui non vedrà l'auto, vorrà dire che è andato tutto bene. Se invece il vostro amico sarà in piedi in mezzo all'auto, vorrà dire che il glitch lo dovete ripetere. L'unica cosa che ha di buono è che non c'è bisogno che il vostro amico si ribaghi un'altra volta. A questo punto, una volta fatto il tutto, che cosa dovete fare? Andate a comprare delle LG normali e le sostituite con le LG normali che avete nella lista. Dopodiché aspettate che vi arriva il messaggio di consegna di queste LG e il gioco è fatto, ragazzi. Quindi io finisco di comprare e aspettiamo che arriva il messaggio di completo.
mi raccomando, aspettate che arrivino tutti i messaggi di conferma, ragazzi, perché altrimenti vi voterete una duplicazione o le duplicazioni. Mi sono arrivati i messaggi di conferma, entro nel garage dove stavo facendo il glitch. Ci metterà un pochino, ragazzi, però non è tantissimo tempo, insomma. Una volta che sarete entrati avrete le vostre duplicazioni e il vostro amico buggato. Ragazzi, qui l'unica cosa che dovete fare, io adesso vi faccio vedere che ci sono delle LG, diciamo, normali, come si vedono, alcune sono normali ma noi le vediamo retro custom. Per rendere effettiva la duplicazione dobbiamo solamente andare dentro l'officina, cambiare la targa o solamente il colore della targa. Mi raccomando, ragazzi, sempre targhe personalizzate, per evitare eventuali problemi di qualsiasi tipo. Comunque non è detto che se mettete la targa personalizzata ve ne va ben dei 30 al giorno, ragazzi, eh? Quindi non strafate. Una volta cambiata la targa, fate così anche per le altre 2, 3, 4, 5 duplicazioni che siete riusciti a fare. Ragazzi, è una questione di velocità, quindi mi raccomando, approfittate di questo glitch. Un saluto a tutti e al prossimo video.